We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy, Happy New Year. Benvenuti amici, oggi ci immergiamo nel cuore del Natale, una festa che unisce il mondo con la sua storia ricca e affascinante. Scopriamo insieme perché il Natale è tanto più di una semplice festa. Il Natale, al di là delle luci scintillanti e dei canti, è un momento di celebrazione profonda. In questa giornata, miliardi di persone ricordano la nascita di Gesù. Non è solo un evento religioso, ma un simbolo culturale che attraversa religioni e tradizioni, unendo tutti in un sentimento di gioia e comunità. La storia del Natale inizia a Betlemme, con una narrazione che tocca il cuore, la nascita di Gesù in una umile stalla. Ma sapevate che il Natale si celebra il 25 dicembre solo in alcune tradizioni? Altre comunità cristiane lo festeggiano il 7 gennaio. Questa diversità mostra quanto il Natale sia una festa che si adatta e si evolve con la cultura e il tempo. Le tradizioni natalizie, dai canti alle luci scintillanti, dall'albero decorato alle corone dell'Avvento, raccontano storie uniche di questa festa. E poi c'è l'attesa di Babbo Natale, una figura leggendaria che incarna lo spirito di dare e condividere. Ogni elemento del Natale ha una storia da raccontare, un pezzo di magia da scoprire. Oltre a essere una celebrazione spirituale e familiare, il Natale è diventato un fenomeno culturale e commerciale. I mercatini di Natale, le vetrine decorate, lo scambio di doni, tutto contribuisce a creare un'atmosfera unica e indimenticabile. Il termine Natale in italiano deriva dal latino Natalem, abbreviazione di Diem Natalem Christi, che significa giorno di nascita di Cristo. Questo nome si basa sulla parola latina natalis, legata a natus, che significa nato, dal verbo nasci, nascere. L'origine della festività del Natale è avvolta in un velo di mistero e interpretazioni storiche diverse. La prima traccia documentata di questa celebrazione risale al commentario su Daniele di Sant'Ippolito di Roma, scritto attorno al 203 o 204, molto prima delle festività romane del Sole Invitto. La prima menzione con la data precisa del 25 dicembre appare nel 336 nel Chronographus di Furio Dionisio Filocalo. Un'interpretazione popolare suggerisce che il 25 dicembre fosse scelto per sovrapporsi alla festa pagana del Natalis Solis Invicti, il sole invincibile, una pratica voluta per facilitare la conversione al cristianesimo. Tuttavia, questa teoria appare per la prima volta solo dopo quasi 1000 anni dalla sua origine presunta. In effetti, molte fonti cristiane antiche, come Ippolito di Roma, Evodio di Antiochia, Alessandro di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo e Teofilo di Cesarea, attestano la convinzione che Gesù fosse nato il 25 dicembre ben prima dell'istituzione della festa del Sole Invicto da parte di Aureliano nel 274. Questa data, quindi, potrebbe non essere stata scelta per sostituire una festività pagana, ma perché già considerata significativa dalla comunità cristiana. Alcune teorie sostengono che la data del 25 dicembre fosse già importante per i cristiani prima che Aureliano stabilisse la celebrazione del Sole Invictus, suggerendo che l'imperatore potrebbe aver cercato di creare un'alternativa pagana a una data già significativa per i cristiani. Oltre a queste interpretazioni, ci sono anche influenze ebraiche e tradizioni interne al cristianesimo che potrebbero aver giocato un ruolo nella scelta di questa data. Inoltre, la tradizione cristiana del Natale condivide alcune radici con le pratiche popolari e contadine, come i Saturnali romani, una festa in onore del dio Saturno, che includeva scambi di doni e banchetti opulenti, celebrati intorno allo stesso periodo del Natale. In sintesi, la scelta del 25 dicembre come data per celebrare il Natale è un intreccio di tradizioni,
interpretazioni storiche e influenze culturali, riflettendo la complessa evoluzione di questa festa nel corso dei secoli. Le festività solari hanno avuto un ruolo significativo nelle celebrazioni e nelle tradizioni che hanno circondato la nascita del Natale. Mentre alcune teorie suggeriscono un collegamento diretto tra queste antiche celebrazioni e la nascita del Natale cristiano, altre indicano che la relazione potrebbe essere più complessa. Inizialmente, la festa del solstizio d'inverno e il culto del Sol Invictus nell'Impero Romano erano considerati importanti, ma non si sovrapponevano direttamente con il Natale cristiano. Infatti, il termine Natalis era usato in molte festività romane, come il Natalis Romae e il Dies Natalis Solis Invicti, la festa del sole, Mitra, celebrata per la prima volta il 25 dicembre sotto l'imperatore Aureliano nel 274. La festa del sole invicto, in particolare, ha attirato l'attenzione degli studiosi. Anche se nei primi secoli cristiani la data del 6 gennaio era celebrata come il giorno della nascita di Gesù, specialmente nelle comunità cristiane dell'Oriente greco, la data del 25 dicembre in seguito prevalse. Questo cambiamento potrebbe essere stato influenzato dalla popolarità della devozione al sole invitto in quel periodo. Inoltre, le similitudini tra le rappresentazioni del Cristo e le immagini solari nei testi patristici di quei secoli sono degne di nota, ispirate in parte dal Cantico di Zaccaria nel Vangelo di Luca. La conversione dei popoli germanici al cristianesimo vide l'adattamento di molte feste pagane alle celebrazioni cristiane. Alcuni simboli moderni del Natale, come l'uso del vischio, dell'agrifoglio e dell'albero di Natale, sembrano derivare da queste tradizioni pagane germaniche e celtiche. Papa Gregorio Magno fu uno dei primi a suggerire questo tipo di approccio sincretico. In Islanda, per esempio, le celebrazioni del solstizio d'inverno continuarono fino all'epoca della Riforma protestante e la sovrapposizione tra i culti pagani del sole e la celebrazione del Natale cristiano proseguì in alcune regioni almeno fino alla fine del XII secolo. Tuttavia, non tutti gli studiosi sono d'accordo sul fatto che il Natale derivi direttamente da festività pagane. Thomas Talley e Susan Rohl, ad esempio, sostengono che mancano prove sufficienti per supportare questa tesi, indicando che la relazione tra le festività pagane e il Natale potrebbe non essere così diretta o evidente. Quindi, mentre ci sono indizi che suggeriscono un collegamento tra le festività solari pagane e l'istituzione del Natale cristiano, la questione rimane complessa e aperta a diverse interpretazioni. La data di nascita di Gesù Cristo, figura centrale nel cristianesimo, è un argomento che ha generato dibattiti e discussioni per secoli. Non essendo indicata nei Vangeli o in altri scritti contemporanei, la sua determinazione esatta è rimasta sconosciuta e ha dato origine a diverse tradizioni e teorie. Già nei primi secoli, i cristiani erano impegnati in dibattiti su questa data. Clemente Alessandrino, un filosofo del II secolo d.C., annotava che c'era una grande curiosità per conoscere non solo l'anno, ma anche il giorno esatto della nascita di Gesù. Una delle prime tradizioni documentate, associata ai seguaci di Basilide ad Alessandria d'Egitto, celebrava la nascita di Gesù in una data di mezzo inverno, intorno al 6 o 10 gennaio, coincidendo con il suo battesimo. Il dibattito sulla data di nascita di Gesù si è riacceso nel Novecento. Una delle prime menzioni del 25 dicembre come data di nascita di Gesù si trova in Ippolito di Roma nel 204 e in seguito nella cronografia di Sesto Giulio Africano nel 221. Queste fonti precedono la festa del Sol Invictus, istituita da Aureliano nel 274, suggerendo che la data del 25 dicembre potrebbe essere stata calcolata indipendentemente dalle festività pagane.
Alcuni studiosi, come Shemar Jau Talmon dell'Università Ebraica di Gerusalemme, hanno tentato di ricostruire le turnazioni sacerdotali ebraiche applicandole al calendario gregoriano e hanno ipotizzato che il 25 dicembre potrebbe essere una data verosimile per la nascita di Gesù. Altre ipotesi riguardano un calcolo simbolico basato sulla data della morte di Gesù. Secondo questa teoria, Gesù sarebbe morto nell'anniversario della sua venuta al mondo. Pertanto la sua nascita sarebbe stata calcolata 9 mesi dopo la data del Venerdì Santo, cioè intorno al 25 dicembre o al 6 gennaio. Un'altra possibile connessione è stata fatta con la festa ebraica della Hanukkah, che cade il 25esimo giorno del mese ebraico di Kislev, corrispondente approssimativamente a novembre o dicembre. Tuttavia, questa festa non sembra aver avuto un impatto significativo sulla scelta della data del Natale. Nei primi secoli del cristianesimo, la celebrazione del Natale non era inclusa nelle prime liste delle festività cristiane, come quelle di Ireneo e Tertulliano. Origene, un teologo cristiano, ricordava che nella scrittura solo i peccatori festeggiavano la data del compleanno. Di fatto, la data di nascita di Gesù è rimasta un argomento di speculazione e studio, con diverse ipotesi e teorie che cercano di fornire una spiegazione plausibile per la scelta del 25 dicembre come giorno per celebrare il Natale. Le prime celebrazioni del Natale ad Alessandria d'Egitto possono essere rintracciate intorno al 200 d.C. Clemente di Alessandria riferì che alcuni teologi egiziani erano curiosi riguardo la data di nascita di Gesù, indicando il 20 maggio nel 28esimo anno di Augusto, ma scelsero questa data basandosi sul loro calendario piuttosto che sulla convinzione che Gesù fosse nato in quel giorno. Altre date proposte erano il 19 o 20 aprile. Un testo del 243 De Pascae Computus, che si crede essere scritto da Cipriano, ma probabilmente apocrifo, suggeriva che la nascita di Cristo fosse avvenuta il 28 marzo, in coincidenza con la creazione del sole. Clemente menzionò anche che i basilidiani celebravano l'Epifania, e con essa probabilmente anche la nascita di Gesù, il 15 Tibi, 10 o 6 gennaio. La doppia commemorazione di Epifania e Natività divenne comune in seguito. Abraham Ekelensis, nel XVII secolo, riferisce di una celebrazione di Natività ed Epifania nella chiesa di Alessandria, al tempo del Concilio di Nicea. Epifanio descrive una cerimonia ad Alessandria con tratti gnostici, dove un disco solare veniva portato in processione. Giovanni Cassiano, nel V secolo, scrisse che i monasteri egiziani conservavano ancora gli antichi costumi. Infine, sermoni del 433 di Paolo di Emesa a Cirillo di Alessandria indicano che la celebrazione del Natale a dicembre era già ben stabilita in Egitto tra il 427 e il 433. Efrem il Siro indicava che in Mesopotamia si festeggiava la nascita di Cristo 13 giorni dopo il solstizio d'inverno, ovvero il 6 gennaio. In Armenia, questa data veniva seguita per celebrare il Natale, pratica che continua ancora oggi. Gregorio di Nissa, nel 380, dimostrava che il Natale era celebrato il 25 dicembre. Nel V secolo, Asterio di Amaseia e Anfilochio di Iconio segnalavano che l'Epifania e il Natale erano festività separate. Nel 385, Egeria descriveva come la festa della Natività fosse celebrata a Gerusalemme, con il vescovo che si recava a Betlemme. Giovanni di Nicchiu riferiva di un tentativo di stabilire il 25 dicembre come data della Natività, basandosi su documenti del censimento. Sofronio Eusebio Girolamo, nel 411, criticava i palestinesi per aver mantenuto la celebrazione della nascita di Cristo nella festa della manifestazione. Le prime celebrazioni del Natale a Roma sono state documentate nel 336. Inizialmente,
Questa celebrazione era considerata una festa pagana dedicata al sole. Fu solo nel 354, sotto Papa Liberio, che si presume sia stata fissata ufficialmente la data del 25 dicembre come nascita di Cristo. La fonte più antica che attesta la celebrazione del Natale come festa cattolica è il cronografo del 354. Questo documento elenca tre date importanti. Nel calendario civile, il 25 dicembre è segnato come Natalis Invicti, la festa del sole invincibile. Nella Depositio Martyrum, una lista di martiri romani, il 25 dicembre è registrato come la data di nascita di Cristo a Betlemme. Il 22 febbraio è menzionato per la cattedra di San Pietro. Un'annotazione significativa del cronografo indica che Gesù Cristo è nato l'ottavo giorno prima delle calende di gennaio, 25 dicembre, sotto il consolato di Cesare e Paolo, anche se queste informazioni potrebbero essere state aggiunte successivamente. Nonostante l'incertezza su alcune di queste date, la presenza nel calendario ufficiale suggerisce che vi fossero celebrazioni popolari del Natale a Roma prima del 354. In Italia, la festa del Natale iniziò a diffondersi verso la fine del IV secolo, partendo da Milano e raggiungendo gradualmente le altre diocesi del nord Italia. Il giorno di Natale è celebrato in tutto il mondo come una festa importante e un giorno festivo anche nei paesi dove la popolazione è prevalentemente non cristiana. In alcune aree la celebrazione del Natale è stata introdotta durante periodi di dominio coloniale, mentre in altre è stata adottata a causa dell'influenza di minoranze cristiane o di influenze culturali esterne. Per esempio, in Giappone il Natale è popolare nonostante la piccola percentuale di cristiani e vengono adottati molti aspetti secolari della festa come regali, decorazioni e alberi di Natale. Nei paesi con una forte tradizione cristiana sono emerse varie celebrazioni natalizie che integrano culture regionali e locali. Alcuni degli usi, pratiche e simboli familiari del Natale includono il presepe, l'albero di Natale, la figura di Babbo Natale, il calendario dell'Avvento, lo scambio di auguri e regali. La musica natalizia è un elemento importante di questa festa, con canti sia sacri che profani, noti a livello internazionale o di carattere più locale. Le tradizioni natalizie includono anche l'uso di piante specifiche come l'agrifoglio, il vischio e la stella di Natale. In termini di cibo, ogni paese ha le sue pietanze tipiche legate al Natale. In Italia, ad esempio, si consumano dolci come panettone e pandoro e cibi salati come zampone e cotechino. Nel cuore dell'Italia medievale, sotto un cielo stellato trapuntato di misteri, nacque una tradizione che avrebbe illuminato i Natali di generazioni future, il presepe. Si dice che fu San Francesco d'Assisi, nel lontano 1223, a dar vita alla prima rappresentazione vivente della Natività. Desiderava che la gente del luogo potesse vedere con i propri occhi la semplicità e l'umiltà del nascere di Gesù in una grotta circondato da animali e pastori. Da quel momento il presepe divenne un simbolo potente dell'incarnazione di Cristo, diffondendosi gradualmente in tutta Europa. Una delle città più caratteristiche e rappresentative del presepe è Napoli. La tradizione del presepe napoletano è notevole per la sua ricchezza di dettagli e la sua storia unica. A Napoli, il primo presepe risale al 1340, donato dalla regina Sancia d'Aragona alle monache Clarisse. Tuttavia, è San Gaetano da Thiene, sotto l'influenza di San Francesco, a essere riconosciuto come il vero innovatore del presepe napoletano. Nel XVII secolo ha ampliato la rappresentazione della Natività, includendo un'ampia gamma di personaggi e scenari che mescolano elementi sacri e profani. Durante il Settecento, il presepe napoletano visse il suo periodo d'oro, spostandosi dalle chiese alle dimore aristocratiche. Artisti come Giuseppe Sammartino contribuirono significativamente a questa arte, creando scuole di artisti del presepio.
Michele Cuciniello, uno scrittore del XIX secolo, è noto per aver donato una raccolta di sculture per presepi, ora esposte al Museo di San Martino. Una caratteristica distintiva del presepe napoletano è la figura di Benino, il pastore dormiente, che rappresenta il genere umano, addormentato prima della nascita di Gesù e risvegliato con l'Avvento. Benino è solitamente posizionato lontano dalla grotta con il bambinello, simboleggiando l'umanità che dorme prima della nascita di Gesù. Elementi come il fiume, il ponte, il pozzo, l'osteria, il forno, la chiesa e il crocifisso sono ricorrenti nel presepe napoletano, ciascuno con il proprio simbolismo e significato storico e culturale. Questi elementi contribuiscono a creare un'atmosfera vivace e ricca di significati. Via San Gregorio Armeno a Napoli è famosa per le sue botteghe artigiane di presepi. La strada ha radici antiche, risalenti a un tempio dedicato a Cerere, dove venivano offerte statuine di terracotta. Oggi le botteghe di San Gregorio Armeno sono note in tutto il mondo per la realizzazione di statuine per presepi, sia tradizionali che originali, attirando visitatori e collezionisti da tutto il mondo. Insieme, queste informazioni illustrano come il presepe sia profondamente radicato nella cultura e nella storia italiana, rappresentando un insieme unico di religione, arte e tradizione. Oggi il presepe continua a essere un simbolo natalizio, amato e onorato. Da semplici rappresentazioni in chiese e case a opere d'arte complesse e dettagliate, il presepe racconta la storia della Natività e con essa trasmette messaggi di speranza, umiltà e gioia. La sua magia risiede nella capacità di riunire tradizione, fede e creatività, portando ogni anno un tocco di meraviglia nei cuori di chi lo ammira. L'albero di Natale, oggi simbolo universale delle festività natalizie, affonda le sue radici in antiche tradizioni, sia pagane che cristiane. Le sue origini si perdono nelle brume del tempo, dove alberi sempreverdi erano venerati come simbolo di vita eterna e rinascita. Nelle culture pagane del nord Europa, durante il solstizio d'inverno, venivano decorate le case con rami verdi per tenere lontani gli spiriti maligni. Si ritiene che la pratica moderna dell'albero di Natale sia nata in Germania nel XVI secolo. Secondo una delle tante leggende, fu Martin Lutero, il riformatore tedesco, a portare in casa un abete addobbato con candele accese, simboleggiando il cielo stellato sopra Betlemme, la notte della nascita di Gesù. Tuttavia, la prima documentazione certa di un albero di Natale decorato risale al 1512 in Alsazia, all'epoca parte del Sacro Romano Impero. La tradizione dell'albero di Natale si diffuse lentamente in Europa, inizialmente nelle famiglie aristocratiche e borghesi. Nel XIX secolo, con l'espansione dell'impero britannico, la regina Vittoria e suo marito, il principe Alberto di origine tedesca, popolarizzarono l'uso dell'albero di Natale in Gran Bretagna. La tradizione varcò poi l'Atlantico, raggiungendo gli Stati Uniti, dove fu rapidamente adottata e divenne parte integrante delle celebrazioni natalizie. L'albero di Natale è carico di simbolismi. Le luci e le decorazioni rappresentano la luce e la speranza, mentre la stella sulla cima simboleggia la stella di Betlemme. La pratica di addobbare l'albero è diventata un momento di unione familiare e di gioia condivisa, un rito che segna l'inizio delle festività natalizie. Con il passare del tempo, l'albero di Natale ha visto una varietà di interpretazioni e innovazioni, dai tradizionali abeti verdi a versioni artificiali più pratiche, dalle decorazioni classiche a temi moderni e personalizzati, l'albero di Natale continua ad evolversi, rimanendo però sempre un simbolo di festa, famiglia e rinnovamento. Oggi l'albero di Natale è molto più di una semplice decorazione. È un simbolo globale del Natale, portatore di storia, tradizione e significati profondi. Ogni anno, mentre le famiglie si riuniscono attorno ai loro alberi adornati, si celebra non solo la festa del Natale,
ma anche un'eredità culturale che unisce persone di tutte le età e provenienze. La musica natalizia, con le sue origini radicate nell'antichità, è diventata una parte fondamentale della celebrazione del Natale in tutto il mondo. I primi inni natalizi apparvero nella Roma del IV secolo, con opere come Veni Redemptor Gentium di Ambrogio, arcivescovo di Milano. Questi inni erano spesso espressioni teologiche, come nell'Accorde Natus Ex Parentis del poeta spagnolo Prudenzio. Durante il IX e il X secolo, le sequenze natalizie vennero introdotte nei monasteri del nord Europa, evolvendo in strofe in rima sotto Bernardo di Chiaravalle. Nel XII secolo, il monaco Adamo di San Vittore iniziò a trarre musica dai canti popolari, avvicinandosi al tradizionale canto natalizio. Le canzoni che oggi conosciamo come canti natalizi hanno origini popolari e venivano eseguite durante le celebrazioni del raccolto e del Natale. Tradizionalmente basati su schemi di accordi medievali, hanno un suono unico e distintivo. Alcuni dei canti più antichi, come Adeste Fideles, risalgono al XIII secolo, mentre altri, come Persone Odi e Il Buon Re Venceslao, hanno origini medievali. La popolarità dei canti natalizi subì un calo dopo la Riforma protestante, ma sopravvissero nelle comunità rurali fino al risveglio dell'interesse nel XIX secolo. Riformatori come Martin Lutero e Charles Wesley scrissero canti natalizi e incoraggiarono il loro uso nel culto. Nel XVIII e XIX secolo, canzoni natalizie secolari come Deck the Halls e Jingle Bells emersero, e spiritual e canzoni afroamericane basate sulla loro tradizione di spirituals divennero più noti. Nel XX secolo, un numero crescente di canzoni natalizie venne prodotto commercialmente, con variazioni jazz e blues. Nel XIX secolo, negli Stati Uniti, c'erano diversi canti natalizi americani composti, e il periodo segnò l'inizio della tradizione dei cori americani e britannici che eseguono il Messia di Handel durante il Natale. La musica natalizia negli Stati Uniti fu influenzata dalla radio, dalla televisione e dalle registrazioni, con nuove canzoni introdotte nei film di Hollywood e stazioni radio che trasmettevano musica natalizia durante la stagione festiva. La musica natalizia si è evoluta da canti religiosi e popolari a una vasta gamma di stili e generi, diventando una parte insostituibile delle celebrazioni natalizie in tutto il mondo. Il pasto natalizio in famiglia è un'importante tradizione festiva che varia enormemente da cultura a cultura, riflettendo le diverse usanze e i gusti culinari di ogni paese. In alcune regioni la vigilia di Natale è il momento clou, con pasti speciali che hanno un significato simbolico. Ad esempio, in Sicilia è tradizione servire 12 tipi di pesce, rappresentando i 12 apostoli. Nel Regno Unito e in altri paesi influenzati dalle sue tradizioni, il pasto natalizio standard spesso comprende tacchino, oca o qualche altro grosso uccello, accompagnati da sugo, patate, verdure, talvolta pane e sidro. Questi piatti principali sono seguiti da una varietà di dolci festivi come il Christmas pudding, le mince pie, la Christmas cake, il panettone italiano, il pandoro, il tronchetto di Natale, il panforte, il torrone e il ceppo di Natale. Nell'Europa centrale, il pasto tradizionale di Natale spesso include piatti a base di pesce, come la carpa fritta, che è una scelta popolare. Ogni piatto natalizio ha una storia e un significato che spesso si radica nella storia e nelle tradizioni di un popolo, rendendo il pasto natalizio non solo un'occasione per gustare deliziosi piatti, ma anche un momento di condivisione culturale e di celebrazione. Una delle figure più iconiche del Natale è quella di Babbo Natale. Per come la conosciamo oggi, è il risultato di una lunga evoluzione storica e culturale,
Le sue origini possono essere fatte risalire a San Nicola di Mira, un vescovo cristiano del IV secolo, noto per la sua generosità verso i poveri e i bambini. Nel corso dei secoli, le storie di San Nicola si sono fuse con varie leggende e tradizioni europee. Nel 1823, il poema Una visita di San Nicola di Clement Clark Moore, spesso chiamato La notte prima di Natale, ha contribuito a plasmare l'immagine moderna di Babbo Natale come un allegro vecchino paffuto che viaggia in una slitta trainata da renne e porta regali ai bambini. Thomas Nast, un caricaturista americano del XIX secolo, ha ulteriormente sviluppato questa immagine nei suoi disegni, dando a Babbo Natale un aspetto più definito e riconoscibile. La caratteristica tuta rossa di Babbo Natale è diventata popolare nel XX secolo, in gran parte a causa di campagne pubblicitarie di Coca-Cola negli anni 30. Prima di ciò, Babbo Natale era spesso rappresentato con abiti di diversi colori, compresi blu, verde e marrone. Tuttavia, la campagna Coca-Cola, che mostrava Babbo Natale con un abito rosso vivace, ha avuto un impatto così profondo che ha fissato questa immagine nell'immaginario collettivo. In sintesi, Babbo Natale è un'amalgama di varie figure storiche e mitologiche, evolutosi nel tempo per diventare il simbolo del donare e della gioia natalizia che conosciamo oggi. Con il suo iconico costume rosso radicato nella cultura popolare grazie anche alla pubblicità moderna. Mentre questa nostra avventura nella storia e nelle tradizioni del Natale giunge al termine, speriamo di aver acceso una scintilla di meraviglia e calore nel vostro cuore. Dalle origini del presepe che porta con sé storie di fede e arte all'albero di Natale, simbolo di luce e speranza, fino alle melodie festose che riempiono l'aria durante questa stagione magica, il Natale è un mosaico di tradizioni che unisce il mondo. Riflettiamo sui pasti natalizi, che non sono solo un banchetto per il palato, ma anche un'occasione per celebrare la nostra diversità culturale e la ricchezza delle nostre tradizioni. Ogni piatto, ogni canto, ogni decorazione porta con sé una storia, un pezzo di umanità condivisa. In questo periodo di festa, mentre ci avviciniamo agli ultimi giorni dell'anno, lasciate che lo spirito del Natale rinnovi la nostra speranza e il nostro senso di comunità. Che le luci degli alberi di Natale e le melodie dei canti natalizi riempiano i vostri giorni di gioia e serenità. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le meraviglie del Natale. Vi auguriamo un Natale pieno di amore, pace e felicità. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per più contenuti affascinanti e condividete questo video con i vostri cari per diffondere la magia del Natale. Buon Natale a tutti e a presto!